Io devo dire che rimango del tutto insoddisfatto per un motivo molto ma molto semplice. L'amministrazione comunale o in genere le amministrazioni comunali, quando devono incassare dal cittadino, pronte a farlo. Quando poi c'è da rendere servizi e quindi mantenere l'oggetto, a quel punto, come dire, disconoscono la proprietà stessa. Ora, al di là degli approfondimenti che si potranno fare e che è doveroso fare, mi domando come sia mai possibile che vi sia stato, il Comune di Taranto abbia partecipato al bando per posti disponibili nel mercato, abbia ricevuto un finanziamento dalla Regione Puglia, come se non bastasse, abbia incassato soldi da queste persone e poi all'atto pratico, quando le persone hanno chiesto di mantenere l'aria, i box, i posteggi, di dargli un minimo di vivibilità urbana, a un certo punto arriva la nota: alto là, l'ente comune non è proprietario di quest'area. Allora, questa colpa... Grazie, consigliere Abate, grazie. Penso che sia così, questa colpa grave di aver incassato, se effettivamente non è proprietà comunale, qui si configurerebbe un reato di appropriazione indebita e quindi la signora dovrebbe vedersi restituite quelle somme che indebitamente l'amministrazione comunale ha appunto incamerato, e questo grazie, fa capire proprio il modo da dilettanti in cui si gestisce la cosa amministrativa ai danni della povera gente che paga di consigliere Abate. Va bene, ok, non è soddisfatto, va bene, va bene.